Ciao amici, benvenuti ad un'altra puntata di Vi racconto la bellezza. Oggi ci occupiamo dei riti prenatalizi. Ci troviamo a Matino, in piazza San Giorgio, dove tra poco sarà inaugurato il presepe, il rito del presepe che nacque con San Francesco e poi nella tradizione napoletana è stato portato avanti per secoli. È un rito bellissimo, indimenticabile, emozionante soprattutto per i fanciulli, per i bambini. Ha una magia che non si può esprimere a parole. Tutti noi ricordiamo le emozioni che abbiamo provato da bambini davanti ad un presepe, davanti ad un albero di Natale o davanti ad un camino acceso prima dell'arrivo della Befana. E stasera vogliamo farvi vedere proprio questo, come viene inaugurato questo presepe qui in provincia di Lecce all'inizio di dicembre, aspettando l'avvento, con i giorni dell'avvento, con le speranze, con i sogni dei bambini ma anche dei grandi, anche degli adulti, perché il Natale è una magia che non riguarda solo i piccoli, riguarda tutti noi, riguarda anche i grandi. È la bellezza dell'animo umano che si esprime attraverso quel miracolo avvenuto 2021 anni fa. Andiamo a vedere allora come viene inaugurato il presepe qui a Matino. Desiderio di Dio, fare di questa umanità quel disegno d'amore che Dio da sempre ha voluto e che oggi ce lo fa contemplare nella bellezza della Madonna, della Beata Vergine Maria Immacolata. Ringrazio in modo particolare coloro che si adoperano per costruire in ogni luogo amicizia, solidarietà e fraternità. Ci sono tanti luoghi che non sono così visibili come la piazza, dove lo stare insieme diventa luogo di crescita, diventa scuola di amore, dove diventa laboratorio di pace, di serenità. E noi oggi vogliamo rendere pubblico questo luogo e significarlo ancora di più con questa immagine santa, perché l'avvicinarsi del Natale ci rende ancora più disponibili a fare di ogni momento e di ogni luogo un segno visibile dell'amore di Dio. E allora ringrazio in modo particolare i volontari, gli amici del presepe, che anche quest'anno hanno voluto rendere presente l'edizione del presepe vivente in questa formula, rispettando il tempo che stiamo vivendo, scegliendo ciò che può essere oggi più significativo anche per la situazione che stiamo vivendo tutti in modo particolare. Fa che siano configurati a Lui che venerano in questa nuova immagine. Padre, concedi che i Tuoi fedeli, onorando questo spazio a Te dedicato, abbiano gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Il Figlio tuo, Padre, sia per tutti noi la via che ci fa salire a Te, la verità che ci illumina, la vita che ci nutre, la luce che rischiara, la pietra su cui possiamo riposare, la porta
che introduce nella nuova Gerusalemme. Egli vive e regna nei secoli dei secoli, guidati dallo Spirito di Gesù. Diciamo: Padre nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, sei benedetta fra le donne e benedetto il tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Maria concepita senza peccato, dolce cuor del mio Gesù. Ed eccolo qui il presepe che è stato inaugurato. Sono dei riti che rievocano molte fasi dell'infanzia, della fanciullezza, e che risultano essere sempre emozionanti. Questo presepe è fatto veramente molto bene. Ed è bello che queste tradizioni restino sempre vive. Ricordiamo tutti quando da bambini arrivava il Natale e ci sentivamo veramente felici, sollevati. E l'attesa di Babbo Natale e poi della Befana era una delle emozioni più forti che si aspettava per 11 mesi. Bene amici, allora, il presepe, l'albero di Natale, i riti del Natale sono una tradizione che non deve morire mai, e per me sono bellezza. E con questo vi saluto e vi ringrazio per essere stati con me anche per questa puntata di Vi racconto la bellezza. Iscrivetevi al canale e riceverete tutti i video che seguiranno. Viva il Natale, viva i sentimenti, quelli che rendono la vita bella, interessante e emozionante, per non dire indimenticabile. Grazie a tutti, alla prossima puntata, non mancate.